Sono molto emozionato, però ce la metterò tutta per essere simpatico e in qualche modo farvi divertire. Esploratori, ben ritrovati. Ciao, allora Richard Tont, dove eravamo rimasti? Donna, giochi col fuoco, non si scherza con la gente 007. Dai, non iniziare subito a fare il patacca già all'inizio del video. Fai serio o ti do uno scappaccione che lo sente anche la gente 001. Sei violenta, lo vedi? Lo devono sapere tutti che mi bullizzi. Dai, a fasda per me. Eravamo appena rientrati in alloggio dopo un ottimo pranzo all'antica trattoria da Tito, in pieno carbocoma. Yes, se avrete seguito il tour sarete arrivati con comodo in alloggio verso le 15, riposatevi un'oretta. A questo punto saranno circa le 16. Ragazzi, anche qua siamo un po' legati al periodo che deciderete di visitare Firenze, nel senso degli orari di alba e tramonto. Vi portiamo il tour come lo abbiamo fatto noi. Sicuramente in questo caso andarci in primavera o d'estate sarà meglio, perché vi garantirà più ore di luce. Sì, il vostro obiettivo è Ponte Vecchio. Non stiamo a darvi percorsi più brevi che sicuramente vi faranno smarrire. Riprendete la stessa strada fatta per arrivare a Ponte La Carraia. Girate a sinistra e costeggiate il Lungarno Corsini in direzione Ponte Vecchio. Occhio, non dovrete arrivare al ponte, la vostra destinazione sarà in questo punto e più precisamente la terrazza rooftop per un aperitivo barra merenda al top. Solito discorso, informatevi su eventuali cambiamenti nel tempo. Nel nostro caso abbiamo prenotato verificando l'orario di apertura alle 17. Ottimo aperitivo affacciati su Ponte Vecchio, un attimo di relax straordinario. Sì, è vero, vanno fatti complimenti a tutto lo staff, super gentili e disponibili, prezzi onesti, locale pulito e molto professionale, super approvato. Ma bando alle ciance, è ora di iniziare la scalata. La nostra prossima destinazione sarà Piazzale Michelangelo e un meraviglioso tramonto su tutta Firenze. Attraversate Ponte Vecchio, nel mentre vi daremo qualche info. L'ultima e attuale ricostruzione risale al 1345, opera di un allievo di Giotto. Nel 1944 il Führer decise di risparmiarlo dai bombardamenti su suggerimento del conte Wolf. La prima cosa che incontrerete sono le botteghe degli artigiani orefici, che in origine erano fruttivendoli e pescherie, poi tramutate in gioiellerie. Andando avanti arriverete a vedere sulla vostra destra il busto del Cellini. Ruotando lo sguardo in alto a destra troverete una meridiana particolare, l'ultimo particolare del ponte originale trecentesco. Con le sue arcate ribassate e le quattro torri che costeggiavano il ponte a difesa della costruzione, possiamo notare uno strano corridoio elevato che attraversa il ponte, ovvero il corridoio vasariano. Vi ricordate quando ve l'abbiamo fatto notare in Piazza della Signoria su Palazzo Vecchio? Ebbene sì, per farla breve, fu costruito dal Vasari per permettere ai granduchi di muoversi in sicurezza da casa a lavoro, per intenderci. Il corridoio faceva sì che i potenti di Firenze potessero partire da casa, Palazzo Pitti, ed arrivare al lavoro, Palazzo Vecchio, senza mischiarsi con la gente comune, in totale sicurezza. Delle quattro torri originali di Ponte Vecchio è rimasta solo quella della famiglia Mannelli, che si oppose a dare il consenso al passaggio del corridoio. Vedremo più avanti poi l'ingegno del Vasari a risoluzione di questo problema. Sì, ma andiamo per gradi. Sotto l'arco, dalla parte opposta al busto del Cellini, potrete trovare appesa alla parete la targa dedicata al conte Wolf, che salvò il ponte mediando con Hitler. Proprio inerente a questo fatto, sopra di voi potete notare le finestre enormi volute da Mussolini per dare a Hitler la possibilità di ammirare al meglio la vista sull'Arno. Proseguendo ancora, arriverete alla fine del ponte dove, alzando lo sguardo sulla vostra sinistra, noterete la torre di Mannelli e la soluzione del Vasari dell'omonimo corridoio vasariano. Girate a sinistra passando proprio sotto il passaggio vasariano. Continuate sempre dritto fino ad arrivare a Porta San Nicolò. Giusto a titolo informativo, passerete vicinissimi ai Musei Bardini, per intenderci dove è custodito l'originale del porcellino. Arrivati alla torre di Porta San Nicolò, state attenti, ci sono diversi percorsi per arrivare a Piazzale Michelangelo, ma uno solo più breve.
Salite le scale dietro la torre. Dopo aver attraversato la strada, prendete la scalinata di destra e proseguite sempre dritti. Vi ritroverete alla vostra sinistra, l'ultimo tratto di salita per raggiungere Piazzale Michelangelo. Ma allora, le altre strade, che cosa le hanno messe a fare? Le hanno fatte per raggiungere a sinistra di Piazzale Michelangelo il Giardino dell'Iris, mentre alla sua destra si trova il Giardino delle Rose. In base agli orari di luce, in attesa del tramonto, a seconda del periodo deciso per la visita a Firenze, vi segnaliamo poco distante l'abbazia di San Miniato al Monte. Bella? Ni? Particolare l'interno ed il cimitero, bello anche il panorama, ma la vista per noi è troppo lontana dal centro di Firenze, quella di Piazzale Michelangelo è perfetta. Sì, comunque se avete tempo e voglia fateci un salto. Tornando al tramonto da Piazzale Michelangelo, io e Richard abbiamo discusso un po'. Sì ragazzi, alla fine abbiamo deciso di non mettere il timelapse, al contrario di quello su Ponte Vecchio, che nell'insieme ha rispecchiato l'esperienza, quello di Piazzale Michelangelo non dà giustizia al tramonto, rovinando in parte l'esperienza. Sì, alla fine abbiamo deciso di non metterlo e di consigliarvi di godervi il tramonto dal vivo. È un momento che non può essere racchiuso e limitato ad un sensore di una macchina fotografica. Sì, il nostro obiettivo è quello di cercare di dare, da un lato, indicazioni, ma anche di portare la nostra esperienza per vivere al massimo la vita, quella vissuta, quella che porteremo per sempre con noi. Finito il tramonto, sarà ora di cena. Non fate come Richard, che ha voluto prendere a tutti i costi le castagne in Piazzale Michelangelo per poi lamentarsi di essere stato derubato. Mamma, mi compri le castagne? Considerato l'abbondante pranzo da Tito, l'aperitivo sul rooftop, noi abbiamo optato per la pizza. E che pizza! Sì ragazzi, con ancora lo shock del costo delle castagne, ripercorrete a ritroso la strada per tornare alla Torre San Nicolò. Tenete la sinistra e passate nuovamente su Ponte alle Grazie, dove c'è l'uomo comune per intenderci. Proseguite sempre dritto fino ad arrivare alla piazza della Basilica di Santa Croce per una visita al volo notturna. Entrate nella piazza e prendete la via alla vostra sinistra proprio vicino alla statua di Dante. Occhio ragazzi, che in queste vie è facile sbagliare strada. Contate gli incroci, entrati nella via con la statua di Dante alle spalle, dovrete girare a sinistra al terzo incrocio. Poco più avanti troverete la pizzeria Pizzagnolo. Vi lasciamo anche qua il link in descrizione. Ragazzi, noi per la pizza siamo noiosi, la facciamo a casa e poi c'è solo Napoli. Questo per dirvi che la pizza da Pizzagnolo ci ha stupiti. Super consigliata. Vi segnaliamo vicinissimo alla pizzeria Casa Buonarroti, così giusto a titolo informativo. Ora è il momento di tornare in alloggio, in attesa dell'ultima giornata a Firenze col nostro tour. Sì, le esploratori, ormai dopo 4 episodi su Firenze dovreste aver imparato abbastanza bene l'orientamento sulla città, quindi da adesso in poi non staremo più a darvi il percorso via per via. Sì Richard, daremo con mappa a monitor il punto di partenza e quello di arrivo. Ragazzi, lo abbiamo già detto anche in altri video, cercate di non usare il navigatore, vivetevi la città angolo per angolo. Quando usate il navigatore, la vostra testa è all'interno del telefono, è un po' come quando vado con Richard dal nostro ristorante preferito e guida lui. Saranno 10 anni che ci andiamo e io la strada ancora non la so. Sì, è vero, un esempio al volo, il nostro amico, che non è mai stato a Firenze, ha chiesto a una sua collega di lavoro che c'era già stata: ti è piaciuta l'Accademia del David? Lei ha risposto di sì, ma che era troppo fuori mano dal centro di Firenze. È paradossale, aveva girato in tondo non so quanto grazie al navigatore dandogli l'idea che fosse lontana. Il nostro amico, che a Firenze non c'è mai stato ma che ha visto i nostri video, gli ha detto dove e come arrivare all'Accademia del David. Un altro esempio pratico, ci ha scritto una di voi dicendo che era stata più volte a Firenze ma dopo i nostri video si è resa conto di non conoscerla per nulla. Sì, questa piccola parentesi solo per confermarvi l'importanza della fase di orientamento dei nostri video. In poche parole, il nostro lavoro si traduce in soldi in più nelle vostre tasche. Quindi speriamo che questo nostro lavoro sia apprezzato iscrivendovi al canale, commentando e condividendo i video il più possibile. A voi non costa nulla, per noi invece conta tantissimo. Parentesi obbligatoria a parte, torniamo al tour. Sì Richard, un altro giorno nella magica Firenze si è appena concluso, portandoci in un nuovo e ultimo giorno nella culla del Rinascimento. Verissimo Ile, ed è anche il momento del check out dall'alloggio. Fate come noi, lasciate la camera, ma mettetevi d'accordo per farvi tenere i bagagli
bagagli fino all'orario della partenza. Sveglia alle 7, colazione da Gigli alle 7.30, zona Piazza della Repubblica, con quel deficiente di Richard che mangiava ancora le castagne della sera prima. Con quello che mi hanno ladrato, avrei dovuto riportarle a Rimini e metterle in una teca come reliquia. Dai, sei sempre il solito. Allora, che dire di Gigli? Ottimo, nulla da dire, prezzi onesti ed alta qualità dei prodotti. Ora la vostra nuova destinazione saranno gli Uffizi. Passeremo di nuovo al volo davanti Piazza della Signoria e la Loggia dei Lanzi, che vedremo dopo nel dettaglio assieme alla Loggia di Palazzo Vecchio. Sì, le Palazzo Vecchio è un'altra tappa da inserire in un ritorno a Firenze. Ragazzi, se vorrete possiamo portare un secondo tour dettagliato dei luoghi che abbiamo forzatamente lasciato ad un ritorno a Firenze, ma abbiamo bisogno del vostro supporto. Giustissimo, socia. Comunque, vi diciamo una chicca al volo proprio su Palazzo Vecchio. Negli anni a passare, il buon Giuliacci... Buonasera. Non era ancora nato per dare le previsioni del tempo. Allora, come si faceva Ile? Si guardava il leone. Nel senso che c'è un detto fiorentino e lo facciamo dire ad un fiorentino doc. Allora, sta a sentire il detto popolare e dice così: quando il leone piscia un arno, o piove o fa danno. Che vuol dire? Che se il vento viene dal nord, cioè da Fiesole, il leone arricamaiala. A me non mi riesce a parlare a vuoto. Il leone e piove. Buona. Sì, in pratica, visto che i leoni fanno la pipì di schiena, quando il leone è di spalle all'arno si annunciava maltempo. Quello che vedete dalla piazza è chiaramente una copia, l'originale è proprio dentro Palazzo Vecchio. Arrivati agli Uffizi mettetevi in fila, importantissimo prenotare in anticipo il primo ingresso delle 8.15, vi lasciamo il link in descrizione. Il museo chiude alle 18.30, occhio che lunedì è chiuso. Richard, che dire sugli Uffizi? In origine l'arno era navigabile ed il piazzale degli Uffizi era di fatto un porto mercantile, inevitabilmente divenuto poi malfamato col quartiere della Baldracca, che non ha bisogno di delucidazioni. Nel 1560 Cosimo I de' Medici diede l'incarico al Vasari di riunire le 13 più importanti magistrature giudiziarie fiorentine in un unico edificio, appunto degli Uffizi, tramutato in Uffizi e divenuto oggi il museo che tutto il mondo ci invidia. Una puntualizzazione al volo: come detto, la parola Uffizi deriva letteralmente dalla parola uffici. Non si dice uffici con le due C, ma sentirete quasi tutti dire Uffizi con la doppia Z, anche se di fatto ne è una sola. Mentre siete in fila vi spieghiamo una cosa che avevamo lasciato in sospeso, ovvero la doppia L di Alighieri e la doppia C di Machiavelli delle statue del piazzale. Stiamo parlando degli albori del XVI secolo, non c'era la Feltrinelli e Dante non era ancora così famoso. Assurdo pensare che era semplicemente un errore di trascrizione. Simile con un retroscena macabro l'errore della doppia C su Machiavelli, un anagramma beffeggiatorio che in lingua antica significava riesumatore di tombe, ma questa è la versione romanzata. Ora ragazzi, torniamo agli Uffizi, non stiamo a farla lunga, prendetevi i vostri tempi, c'è chi esce dopo 45 minuti e chi ci sta 5 ore, è soggettivo, noi consideriamo una giusta media di 3 ore. Sì Richard, sugli Uffizi ci dilunghiamo poco, assicuratevi solamente di non perdere opere fondamentali. Ovvero la nascita di Vedere e la primavera del Botticelli, lo scudo con testa di medusa di Caravaggio, l'annunciazione di Leonardo, il tondo Doni o Sacra Famiglia di Michelangelo, la Venere di Urbino di Tiziano, la Madonna col Bambino e Angeli del Lippi, doppio ritratto dei duchi di Urbino, Piero della Francesca, l'autoritratto di Raffaello, la decapitazione di Oloferne della Gentileschi. Ma non tralasciate le sculture come Ercole che abbatte il centauro in un'ala degli Uffizi poco conosciuta e visitata. Molti si fiondano alla Sala delle Maestà senza poi tornare indietro. Sì, la lista sarebbe interminabile, ma almeno assicuratevi di non perdere le opere appena citate. Ultimo, ma non ultimo, non dimenticate di ammirare il corridoio vasariano dai finestroni del museo che dà sull'Arno. Fatti gli Uffizi, se avrete seguito il tour, sarà quasi ora di pranzo. Uscite dagli Uffizi, tornate in Piazza della Signoria. In attesa dell'orario di pranzo, ci soffermiamo al volo sulla Loggia dei Lanzi. Stiamo parlando dell'anno del Signore 1380 circa, luogo creato per accogliere le assemblee pubbliche e cerimonie ufficiali. Dal 1500 in poi, tramutato in un vero e proprio spazio espositivo, spicca su tutti la statua del Perseo con la testa di Medusa del Cellino.
Cappellini, con la particolarità dell'autoritratto dell'artista sulla nuca della scultura. Alcune delle opere qua riprodotte le abbiamo già viste in precedenza, come Il ratto delle Sabine ed Ercole che abbatte il centauro, per esempio. Donna, ho fame, cibo! Uomo, anche io! Ma è ancora presto, abbiamo ancora qualche minuto, ne approfittiamo per dare un'occhiata veloce al cortile interno di Palazzo Vecchio. Sì, veramente molto molto bello. Adesso andiamo a riempire il budellotto, e più precisamente all'Osteria Cimatori. Avrete bisogno di un pranzo in zona senza dover mettere altri chilometri sulle gambe. Lasciatevi Piazza della Signoria alle vostre spalle. Quando sarete arrivati all'incrocio con la chiesa barra museo di Or San Michele, girate a destra e troverete il ristorante pochi metri più avanti sulla vostra sinistra. Per noi ha pernotato il nostro amico Lorenzo, raccomandandosi col titolare. Però quando siamo arrivati alle 12:30 mi sono reso conto che c'erano molti tavoli liberi, quindi invece di dare il mio nome della prenotazione ho fatto il tonto fingendomi un semplice turista. Sì, ed abbiamo fatto bene, portiamo questi contenuti a favore di persone che magari non hanno nessuno del posto che può chiamare il ristorante per farsi trattare bene, quindi abbiamo voluto testarlo in pieno anonimato proprio per darvi un feedback reale. Conclusione, Richard? Approvato, nel senso, senza lode e senza infamia, ci hanno trattato bene, anche se in pieno centro abbiamo apprezzato. Servizio impeccabile, appena seduti ci hanno portato da bere e nell'insieme è stato tutto buono, nulla di eclatante da wow. Però in definitiva, considerando il prezzo e le porzioni abbondanti, ci sentiamo di consigliarvelo. Considerate che un primo in un chiosco al mare a Rimini lo pagate 12 euro ed è robaccia. Sì, nell'insieme gli diamo un bel 8, soprattutto perché non sapevano chi fossimo. Ragazzi, non prendete troppa roba, cercate di stare più o meno leggeri, perché non è previsto il rientro in alloggio e c'è ancora tanto da vedere. Esatto, Richard. Dopo il pranzo è ora di recarsi alla Basilica di Santa Croce e la sua versatile piazza. La basilica ha origini antichissime e nel corso degli anni ha subito diversi ampliamenti, ma possiamo datare la sua forma attuale dal 1294, con annesso il convento dei Frati Minori alla sua destra. Ieri come oggi, Santa Croce è il palcoscenico degli eventi di Firenze. Sile, per quanto riguarda la basilica, possiamo tranquillamente dire che Santa Croce è uno straordinario mausoleo. Di fatto al suo interno riposano personaggi come Michelangelo Buonarroti, Niccolò Machiavelli, Galileo Galilei e tanti tanti altri. Il paradosso è proprio Dante Alighieri. La sua monumentale statua all'esterno della basilica può trarre in inganno. Infatti le spoglie del poeta non sono a Firenze, bensì a Ravenna, che si rifiutò di cedere le spoglie del poeta morto in esilio. Il suo interno è uno scrigno di storia ed arte, che ci crediate o no, tra le tante altre cose troverete tra le sue mura una statua controversa. Notate nulla di familiare? Passiamo all'esterno. Tante le particolarità, partendo proprio dall'imponente statua monumentale di Dante, relativamente moderna. Sì, le stiamo parlando del 1865, opera di Enrico Pazzi. Proprio sulla sua scultura vi diamo al volo qualche curiosità. I quattro leoni alla base propongono allo spettatore quattro opere di Dante, ovvero Ile? Sì, nello specifico La Vita Nova, De Vulgari Eloquentia, De Monarchia, Il Convivio. Altro particolare è l'aquila ai suoi piedi, un forte simbolo di lungimiranza e rispetto. Il rapace sembra essere in adorazione al cospetto del sommo poeta. Aquila usata più volte come riferimento anche nella Divina Commedia. Omaggio velato a Santa Lucia, protettrice della vista. Dalla Divina Commedia, Virgilio spiega a Dante: l'aquila del sogno è Lucia, la grazia illuminante. Passando al basamento della statua potrete notare una serie di stemmi. Ragazzi, la facciamo super breve. Il Pazzi vuole vendere la statua a Ravenna, ma Ravenna dice: ma va là, sadit, non ave mal spogli urisineli, tvu trop, o talas vend o tat latin. Il Pazzi, che era Pazzi e non pazzo, andò a Firenze e disse: oh grulli, la volete sta statuetta di 10 metri che non mi ci sta nel caresse? I fiorentini risposero subito: chi siete? Ma quanti siete? Cosa portate? La statua di Dante, rispose il Pazzi. Un fiorino, risposero i fiorentini, e non si accordarono sul prezzo. Quindi per pagare sta benedetta scultura si formò un comitato di 40 città che permise alla statua di Dante di ritrovare il suo giusto posto a Firenze
Firenze dopo la macchia dell'esilio. Tra i finanziatori della scultura possiamo trovare personaggi illustri come Giuseppe Verdi e Alessandro Manzoni. Tornando alla cattedrale, tra le altre mille cose, vi segnaliamo le tre lunette sopra il portale che raccontano la leggenda della vera croce, passando poi alla stella di David, simbolo non propriamente cristiano che simboleggia una fede ebraica. Sì, Santa Croce è questo e tanto, tanto altro. Mai nella storia un luogo sacro come una chiesa di fatto ha visto passare nei secoli la storia anche nel suo terreno antistante. Vi portiamo l'esempio del calcio storico fiorentino, che col calcio ha poco a che fare. Non stiamo ad entrare nei dettagli perché ci vorrebbe un video solo per questo evento storico, risalente al 1530, quando le truppe di Carlo V volevano riportare la famiglia Medici a Firenze. Questa tradizione, tra le righe, rappresenta proprio questa opposizione del popolo fiorentino. Senza dilungarci troppo, vi vogliamo far notare un'ultima particolarità proprio all'ingresso della piazza e più precisamente su questo edificio. Troverete le targhette dei livelli dell'acqua delle alluvioni del 1557 e del 1966, veramente impressionanti. Ci furono numerosi danni sia all'interno della basilica che fuori. Pensate che in origine la statua monumentale di Dante era posta nella piazza. L'alluvione del 1966 fece optare per una posizione più rialzata e più sicura. Fatta Santa Croce, la nostra nuova destinazione è poco lontana. Passate di fianco alla statua di Dante, soprattutto per ammirare l'intera basilica lateralmente, cosa che non fa mai nessuno. La vera storia della basilica sta nel mattone. Sì, grezzo, ma vero. Percorrete la basilica tenendovela alla vostra destra, poi dovrete girare a sinistra alla terza stradina che troverete proprio in corrispondenza della fine delle mura della basilica. Andate sempre dritto, non potrete sbagliare, arriverete in Piazza dei Ciompi con la sua loggia del pesce, buttateci un occhio, prendetevi i vostri tempi. Quando vorrete, lasciatevi la loggia sulla vostra sinistra e girate a destra. Vi confermerà la giusta direzione il tabernacolo su questo palazzo. Occhio che appena girato a destra troverete la vostra destinazione di ristoro, ovvero Richard? Ovvero Salsamenteria De Ciompi. Ragazzi, se avrete seguito il tour saranno circa le 16, non fermatevi adesso, ma memorizzate la posizione, perché questo, se vorrete, sarà il vostro ultimo pasto a Firenze. Andate sempre dritto e seguite la mappa a monitor, arriverete alla sinagoga ebraica. Ne vale la pena la visita? Ni. Sicuramente un'occhiata da fuori bisogna darla, ma per quanto ci riguarda non ci ha entusiasmato particolarmente. Sì ragazzi, come diciamo sempre, è molto soggettivo, lasciamo a voi la scelta di visitare o meno. Occhio agli orari e i giorni di apertura, vi lasciamo comunque il link in descrizione. A questo punto è ora di una pericena. Tornate alla Salsamenteria De Ciompi, vi consigliamo i fritti, anche se hanno di tutto. Ci siamo stati più volte ed abbiamo sempre mangiato bene. Quello che dovrete provare assolutamente sono i coccoli. Ragazzi, niente di che, è pane fritto, ma super tipico. Ora, cari esploratori, è il momento di raggiungere la nostra ultima destinazione. Ovvero, la nostra meta sarà Santa Maria Novella. Per arrivarci è facilissimo, tenete come riferimento la cupola del Duomo. Poi, una volta arrivati in Piazza Duomo, la strada ormai, ragazzi, la conoscete meglio dei fiorentini. Abbiamo lasciato la Basilica di Santa Maria Novella proprio per ultima perché è vicina alla stazione dei treni e all'alloggio dove abbiamo lasciato i bagagli in custodia. Al momento giusto sarà un lampo ritirare i bagagli ed arrivare in stazione. Ma torniamo a Santa Maria Novella. Anche qua la facciamo super sintetica. La costruzione della basilica risale al 1278. A parte la sua splendida facciata ricca di curiosità come la meridiana e l'armilla posti ai lati dell'ingresso principale. Sì Richard, ma spieghiamo cos'è un'armilla. Stiamo parlando di strumenti astronomici dell'epoca. La meridiana determina l'ora del giorno, l'armilla serviva a determinare il giorno del solstizio e il giorno dell'equinozio. Sempre nella piazza possiamo notare due obelischi. Per capire cosa sono bisogna tornare all'anno 1563, quando Cosimo I, in onore di San Giovanni, istituisce una corsa coi carri, appunto il Palio dei Cocchi, alla Benur per intenderci. Di particolare si possono notare delle tartarughe a sorreggere gli obelischi. E che tartarughe! Commissionate proprio al Bologna, l'interpretazione delle tartarughe che sorreggono l'obelisco a rappresentare una vela si sintetizzano nel filosofico festina lente, affrettati lentamente, ovvero sii veloce ma ragionando. Tornando alla basilica ed in particolare al suo interno, non dovrete assolutamente
assolutamente perdervi il crocifisso di Giotto, gli affreschi del ghirlandaio e la Trinità del Masaccio. Nella basilica sono inoltre presenti il crocifisso del Brunelleschi, la Natività e il pulpito del Botticelli e tanto tanto altro. Firenze è infinita nei dettagli, vi abbiamo dato lo spunto per le particolarità più rilevanti, ma ce ne sono centinaia. Ci sarebbero voluti 20 video su Firenze, tantissimi particolari anche relativamente vicini ai luoghi che vi abbiamo raccontato. Qualche esempio, Ile? Sì, proprio nel piazzale degli Uffizi. Se girate l'angolo c'è la stupenda scultura di un olivo in bronzo dell'Accademia dei Georgofili a commemorare la strage terroristica del 1993. Continuando per tornare sull'Arno, alzando lo sguardo, potrete notare la particolarissima scultura posta sul palazzo della Società dei Canottieri, che potrebbe trarre in inganno. Non si tratta di un canottiere, ma bensì un altro omaggio a commemorare la strage, intitolata I Passi d'Oro. Poi ancora, la farmacia più antica di Firenze. La Torre della Castagna. Il balcone rovesciato. Ma anche il portone di legno del Brindellone. L'orologio che gira al contrario nel Duomo. Ed ancora, la Casa del Vasari. La pietra sbagliata di Palazzo Pitti. La chiesa inglobata negli Uffizi. Piazza Savonarola. La Colonna della Giustizia. E relativa chiesa di Santa Trinita. Via dei Malcontenti, con i suoi tabernacoli a consolazione dei condannati a morte nel tragitto fino al patibolo. Ed ancora le inferriate con le tartarughe di Palazzo Maruccelli. E non dimentichiamoci la casa natale di Collodi, motivo per cui troverete in vendita gadget di Pinocchio in tutta Firenze. E tanto, tanto, ma tanto altro. A questo punto per noi è arrivato il momento di ritirare i bagagli in alloggio e prendere il treno che ci riporterà a casa. La partenza è prevista per le 19.30 con arrivo a Rimini alle 22.30 con i nostri micini adorati che ci staranno aspettando con tanta pazienza. Esploratori, con questo video chiudiamo la serie su Firenze, con la speranza che siate stati bene in viaggio con noi. Sì, Ile, con lo sguardo fuori dal finestrino, mentre riaffiorano alla mente i momenti più belli di questa fantastica ed emozionante esplorazione di Firenze. Esploratori, anche per questo video è tutto, noi vi salutiamo e ci vediamo prestissimo, ciao! Auf Wiedersehen! Che cavolo combini, perché in tedesco? Così per fare lo sborone che conosce le lingue.